Ravenna riabbraccia il Moro di Venezia nel suo trentennale. Terminati i lavori per la collocazione dell'imbarcazione in testa d'Arsena, nel pomeriggio di sabato si è tenuta la cerimonia di inaugurazione di quello che diventerà un nuovo monumento della città. Padrini e madrine d'eccezione, Paul Gaillard, l'equipaggio dell'impresa del 92, e Maria Speranza Gardini, figlia di Raul Gardini. Come monumento, il Moro di Venezia 3, varato a San Diego il 15 aprile 1991, sarà ora inserito all'interno delle visite turistiche dedicate a Ravenna. Credo che è un riconoscimento giusto per tutto quello che ha fatto, non dire la barca o l'equipaggio, ma era un movimento, era un sogno per tutta l'Italia che è partito qui a Ravenna da Raul Gardini. È giusto che questa barca, che è la barca che ha vinto il campionato del mondo, è qui sul pontile, vicino all'acqua, vicino alla città. Credo che è un ricordo e un riconoscimento giusto. Che effetto le fa vedere la barca oggi? È un po' strano perché, diciamo, già è un vecchio disegno, la forma del scafo. I fianchi sono molto larghi, che esiste adesso le barche di regata sono tutti stretti di fianchi, quindi è un po' un passo indietro, però è come vedere un figlio, no? È una barca che conosco molto bene, che ho passato tante ore a bordo, e quindi è giusto che è mostrata qui a Ravenna. È una barca iconica. Non questa, ma la 5 ha vinto la Louis Vuitton, era la prima barca di vincere una gara di Coppa America per l'Italia, e quindi sono storie che non spariscono mai.